Ciao a tutti, qui per fare quattro chiacchiere oggi con Mr. Jack, che vedete qui dietro le mie spalle nel suo video Earthquake. Mr. Jack è un cantante, polistrumentista, vocal coach e produttore discografico con mille progetti alle spalle. Ha partecipato a tante compilation, tanti progetti, ha fatto anche parte dei Rockin' 1000, i Rockin' 1000 forse li conoscete con nome italiano, insomma il progetto quello con Learn to Fly dei Foo Fighters. Insomma, facciamo quattro chiacchiere con lui, vediamo come risponde alle domande di Given to Rock. Ora la parola, la palla a lui. Allora, i miei testi parlano un po' di tutto, dall'avventura, all'amore, alla rabbia, allo sfogare, un po' come qualsiasi rocker, comunque non come dice tanta gente che rock è tutta violenza o altro. C'è anche l'amore, assolutamente, con delle bellissime ballad, quindi sono stati d'animo che possono essere appunto negativi o positivi, dipende dalla situazione. Però delle volte anche guardando un film, leggendo un libro, ti può venire quell'input di scrivere qualcosa e quindi è molto variopinto il mio modo di scrivere e di comporre. Allora, guarda, l'esibizione di cui ho il più grande ricordo sicuramente è nel 2008, se non erro, che con la mia vecchia band, Iron Heart, dovevamo far spalla ai Subsonica ad un bellissimo festival qui in Campania. E sei abituato ai piccoli palchetti, comunque parlo di un bel po' d'anni fa, quindi abituato, sai, alle piccole feste, i primi live, giustamente, trovandoti in un palco bello grosso, quindi io ricordo queste scalinate enormi per salire sul palco, quindi sudavo tantissimo, c'era molta, molta ansia che c'era. Poi alla fine, come succede sempre, chiudi gli occhi, pensi a ciò che stai facendo, ti immagini che sei nella tua sala prove, nella tua camera, nel tuo studio. E andò benissimo quel live con tantissima gente. E un'altra data che ricordo sicuramente tantissimo è stato nel 2018, quando ho partecipato a questa bellissima iniziativa italiana che è Rockin' 1000, e ci siamo esibiti allo Stadio Franchi a Firenze. Eravamo insieme a tanti amici, c'era anche Courtney Love, Giacomo Voli. E fu davvero una bellissima esperienza con quasi ed oltre 30.000 spettatori e una serata da brividi, quindi davvero due date che tipo dall'inizio, da piccola band, vai su un grande palco ad un concerto allo stadio che credo sia il sogno di qualunque musicista. È stata davvero una bellissima, bellissima emozione. Guarda, di aneddoti ce ne sarebbero tantissimi. Chiaramente ci sono gli aneddoti di quando ti trovavi in sala prove con gli amici e quindi con i vecchi compagni di squadra. Allora c'era la volta che si beveva un po' troppo, la volta in cui, che ne so, come le classiche band, come tutti del resto, per iniziare le prove, casini su casini, volumi al massimo, chi non si trovava, chitarre non accordate, però. Ci servono quelli belli e quelli brutti per crescere a livello professionale e a livello artistico. Quindi, se anche voi avete una band e vi incazzate ogni volta che andate alle prove, non c'è problema, è tutto normale. I dischi preferiti ne sono tanti. Io sono, ti dico subito, sono un appassionato tipo dai Doors ai Metallica, quindi c'è un mondo in mezzo. Capita tipo una giornata di ascoltare appunto i Metallica, poi Led Zeppelin, poi Boston, poi di nuovo i Doors. E quindi fare un mix di tutte queste di tutti questi generi musicali, dal prog al metal, al folk, al country, al blues, al jazz. Ed è bello ciò che esce all'interno, appunto come il mio ultimo album Long Road, che sono 8 tracce con 8 generi diversi. E questo sono io, molto mi mixo nel senso che vario molto nei generi ed è bello perché non esiste un solo genere. Appunto, come dicevo prima, come l'emozione di qualcuno, quindi sono in base alle emozioni ascolto un genere di musica, quindi non ho un disco preferito o un artista preferito. Amo tanti, tanti generi, tanti album e tanti artisti. Ma guarda, un album a cui tengo e penso che se ne parli poco, come ho citato anche prima, è Boston, il primo album, l'omonimo album dei Boston, a me mi ha aperto la mente in tutto. Un sound che a quegli anni era impensabile, quindi meriterebbe di essere ascoltato anche dalle nuove generazioni, ma come Boston, anche Kansas, i Nazareth e chi più ne ha più ne metta, sono band che hanno creato
tanti generi, però sì, l'omonimo dei Boston è un album che dovrebbe essere far ascoltare, cioè, lo dovrebbero far ascoltare molto alle nuove generazioni di sicuro. Ma guarda, musicisti ce ne sarebbero tanti, la lista sarebbe lunghissima, però uno in particolare sarebbe appunto Coverdale dei Whitesnake, che è un artista che amo da anni. Voce straordinaria, una carriera impeccabile, circondato da artisti straordinari, ha fatto tanto, tanto, tanto e ci parlerei molto volentieri, molto, molto volentieri. Sarebbe davvero una persona che mi darebbe molto, mi farebbe crescere tantissimo a livello sia umano che professionale, quindi se mi stai ascoltando, se ti va un caffè, ci troviamo dove vuoi. Allora, guarda, visto il nome, chiaramente una bella scorta di Jack Daniels non sarebbe affatto male, che è un qualcosa che è un po' un marchio di fabbrica che ho, chiaramente non è che ne faccio abusi di chissà quanto. In passato forse sì, però no, ogni tanto il goccino ci sta perché ti fa rilassare e tutto il resto. Affiancato da quello, penso anche un po' di musica rilassante perché dopo che hai fatto un live bello tosto, l'impatto con la gente e tutto il resto, sarebbe bello un po' di relax, anche per 5 minuti. Io amo molto la musica dei nativi americani o anche la musica rilassante, sai, quella tipo solo piano, solo chitarra classica, sta roba qua. Quindi è molto bello. Come intreccio non è tanto rock, come si suol dire, invece penso che sia un mix perfetto, cioè il whisky che ti rilassa con una bella musica dopo un bel live, spettina capelli, come si suol dire. Saluto tutto lo staff del Given to Rock, grazie mille per questo meraviglioso invito, ringrazio te per la meravigliosa intervista e cosa altro aggiungere? Testa sulle spalle, se avete un sogno, coltivatelo sempre. E nulla, davvero, grazie mille per l'invito, è stata una bellissima chiacchierata, speriamo di vederci al più presto. Rock on, friends!